Salve a tutti. Ferrara, con le sue bellezze rinascimentali, è simultaneamente concreta e metafisica. Il fascino dei suoi monumenti storici e le fabbriche contemporanee ispira gli artisti e viene rappresentata sulle tele di pittori di tutte le epoche, dal Rinascimento alla modernità. Un esempio significativo di questa narrazione lo troviamo nelle opere di Giorgio De Chirico, fra cui il Castello Estense, Piazza Ariostea, la storica fabbrica dei fratelli Santini. Sono solo alcuni dei soggetti che l'artista immortala nelle opere dipinte nel corso della sua breve ma intensa permanenza in città, dal 1915 al 1918. Nello special su Ferrara ci siamo soffermati sullo studio delle formelle dei mesi, che decoravano la porta dei pellegrini posta sul fianco sud della cattedrale e che sono attualmente oggetto di studio anche in previsione della conclusione del restauro della facciata della chiesa stessa. Abbiamo intervistato Giovanni Sassu, curatore del Museo della Cattedrale di Ferrara, Angelo Andreotti, direttore dei Civici Musei d'Arte Antica e Storico-Scientifici, e si è occupato della ricostruzione storica della Porta dei Mesi. Un'occasione quindi per vedere aspetti e caratteristiche storico-artistiche attraverso un importante restauro in corso. Tutto questo attraverso gli occhi degli studenti. Oggi insieme a voi andremo ad immergerci nella Ferrara medievale, andando alla scoperta dei tesori artistici, in particolare soffermandoci sulle curiosità e sui misteri legati alla Porta dei Mesi. Questa porta, in origine, era situata nel fianco sud della cattedrale, ma ad oggi smantellata e quindi non reperibile. La ricerca ha preso piede partendo ovviamente da una realtà ferrarese, che era quella più vicina, che riguardava appunto il Maestro dei Mesi. La risistemazione in realtà è stato un completo rifacimento di alcune situazioni, sia soprattutto interne alla cattedrale, ma per quello appunto che ci riguarda, nella parte meridionale, quella dove rimaneva quello che era appunto la porta dei pellegrini o la porta dei mesi. Le ragioni di questo rifacimento è sicuramente anche legato alla questione dei negozi che adesso noi troviamo appiccicati al lato meridionale a seguito di un incendio che ha inizialmente queste baracche erano costruite in legno, erano delle bancarelle in legno. Poi si è deciso di, a seguito dell'incendio, di costruirle in muratura. Questo ovviamente ha fatto sì che il portale venisse smantellato in quanto emergeva sulla piazza. Ferrara, la città con le mura rosse che ti proteggono e custodiscono, allevano come fossero una madre. All'interno del museo sono state valorizzate in diversi modi, nel senso che bisogna anche andare a fare una piccola storia della conservazione, se possibile. Cioè, nel momento in cui viene allestito il museo nel 1929, quello forse è il primo momento in cui vengono valorizzate, nel senso che erano state parzialmente allestite all'esterno della cattedrale. Ci sono queste foto storiche molto particolari che documentano come fossero state trasportate sulla facciata della cattedrale, quelle che vediamo alle mie spalle, insomma, la parte iniziale del ciclo. E nel 1929 si comincia a comprendere, come dire, il valore museale di questi oggetti, la necessità di tenerli tutti assieme e di raccontarli tutti assieme. Ci sono poi le scoperte degli anni 30 nel sagrato della cattedrale, dove vengono ritrovate alcune di queste formelle pavimentate, e sia abbastanza sensazionale che poi è maturata dopo come comprensione che c'era un ciclo dei mesi in senso stretto e un ciclo astrologico che probabilmente ornava la porta in altri luoghi, quindi in altri luoghi, in altre cornici attorno alla porta stessa. Poi c'è lo spostamento nel 2000, dove vengono riallestite come adesso le vediamo, e un correttivo che noi abbiamo apportato proprio per valorizzarle, cercando di cancellare un errore museografico che era quello di leggerli tradizionalmente da sinistra verso destra, come la nostra lettura, che faceva sì che non ci fossero più un'interazione, diciamo così, tra gli oggetti originali, per cui ad esempio il coperchio del mese di febbraio poteva sembrare, ed è sembrata da alcuni storici dell'arte, una luna, un sole, e semplicemente ricomposti come l'abbiamo fatto adesso, è semplicemente
un pezzo di luna che sta nel mese di marzo, ma che si lega leggendolo da febbraio. Quindi il tentativo che abbiamo provato di farla è quello innanzitutto di vederle da vicino, di poterne apprezzare la qualità. Diciamo che io faccio spesso una battuta, ma è una battuta, che Ferrara ha un problema e sono gli Este. Nel senso che la grandezza straordinaria di questa corte cosmopolita, che ha reso nota Ferrara, la rende nota tuttora, ha di fatto appiattito e schiacciato ciò che c'era prima e ciò che c'era dopo. E quindi noi abbiamo una percezione volumetrica, ad esempio, della faccia, della fiancata, con quella specie di capanne, chiamiamole così, che noi vediamo con gli altri finestroni, che non c'erano assolutamente nella versione originale. Anche la facciata è stata deturpata in questo senso. Città delle sorprese, splendide apparizioni di bellezze sottili che fermano il tempo e ti stupiscono. Vestita di contrasti fra luce e buio, ragione e inconsapevolezza. Ferrara, città ricca di storia e storie, ancora da narrare e da svelare. Magica e affascinante, velata come le sue nebbie, amata e odiata da artisti, poeti e viaggiatori che, attraverso il tempo, l'hanno vissuta, respirata, ascoltata. Culla dei sogni statici dal sapore surreale. Infinito che si muove nel tempo, senza variare le prospettive, ove l'uomo si espande sviluppando il pensiero. Non esistono dei documenti che possano eventualmente darci realmente un aiuto per ricostruire fedelmente. In questo caso, quello che ha dato una mano è un portale molto simile, per quanto più piccolo, con delle sculture decisamente eseguite da mano diversa, ma con la stessa identica impostazione, che sono state trovate alla Pieve di Santa Maria ad Arezzo. Ecco, quello è un uguale, praticamente simile portale dei Mesi o dei Pellegrini, ha aiutato alla ricostruzione che siamo riusciti a realizzare appunto nel 1986-87. Ma in ogni caso non poteva non risentire di un'evoluzione anche di pensiero che era partita poi, diciamo, certamente dal Rinascimento, ma con un accento molto forte nel Seicento. Quindi, insomma, anche i documenti, le testimonianze, i diari che loro stendevano non sono affidabili, sono indicativi. Nell'ambito delle rappresentazioni dei mesi di ambito medievale del 1100 circa, del 1200 circa, si caratterizzano per un afflato molto naturalistico che le rende quasi un qualcosa che anticipa ciò che succederà nella storia della scultura nella seconda metà del 200, quindi sono un elemento di grande innovazione nel panorama della scultura del tempo e questo acuisce, se vogliamo dire così, la tristezza di non sapere il nome di questo grande artista. E in questo caso stiamo guardando un ciclo di mesi dove non hai nessun tipo di valutazione simbolica se non la rappresentazione dei mesi stessi, cioè dell'attività lavorativa. Quindi è evidente che l'attività lavorativa era il momento che consentiva la scansione del tempo, la periodizzazione del tempo. Quindi personalmente preferisco molto l'interpretazione che fa sì che questo sia una sorta di calendario dove chi al tempo viveva, entrava in cattedrale, poteva riconoscere quello che faceva pressoché ogni giorno. E la ricerca attorno alla Porta dei Mesi nasce da tantissimi anni di studio, nel senso che uno di quegli argomenti centrali per la comprensione della cultura del Medioevo a Ferrara. Quindi è un qualcosa che, come dire, si affronta dalla prima metà circa del Novecento con un interesse molto forte attorno alla metà del Novecento e nuovi studi verso gli anni Ottanta del secolo scorso, possiamo dire ormai. Ed è una... ha rappresentato, come dire, una sorta di laboratorio di ricerca attorno a tematiche che presentano una grande difficoltà, cioè quella di avere
un elemento parziale, cioè la Porta dei Mesi smantellata, non completa quindi, e al contempo delle descrizioni di ciò che era la Porta dei Mesi, che si basano essenzialmente su descrizioni non visive, non incisioni, non disegni o altro, ma verbali o meglio scritte. Questo complica le cose perché i testimoni oculari spesso sono testimoni mendaci. E questa specificità, ripeto, lo sforzo che dobbiamo fare noi come custodi di questo patrimonio, noi come conservatori di museo, ma anche chi insegna e quello che state facendo voi, è quello di andarlo a recuperare, toglierlo dallo specialismo e riuscire a trasmetterlo a tutti e far comprendere quanto importante è stata la città di Ferrara anche prima e dopo Ieste. Orizzonti chiusi che sfociano sul filo di corsi d'acqua. Spazi nel silenzio che ispirano la gioia della mente proiettata nel futuro.